Il caso della violenza di gruppo di Palermo sta generando delle reazioni estreme nell'opinione pubblica e non è difficile capire il perché. Innanzitutto ci troviamo di fronte a un caso di violenza veramente inaudita. In più abbiamo a disposizione numerosi dettagli che riguardano questo caso, a partire dalle chat degli imputati fino alle loro dichiarazioni dopo l'arresto. Si può dire che in questo caso l'espressione cultura dello stupro sia più che appropriata, perché questa violenza si è consumata in un clima di prepotenza, di indifferenza, un senso di impunità che appunto tutte le persone coinvolte hanno dimostrato più e più volte. Tuttavia, quello che l'espressione cultura dello stupro ci dice non riguarda soltanto gli atteggiamenti di chi compie la violenza, ma anche di tutto il clima che c'è intorno e che ha permesso in qualche modo questa violenza di verificarsi. Quello che sta avvenendo in queste ore nei confronti dei sette imputati è un meccanismo di mostrificazione. Loro sono mostri, loro sono bestie, non tutti gli uomini sono così, io non farei mai una cosa così. E questo meccanismo ci consente in qualche modo di giustificare la violenza, di prenderne le distanze e di stabilire appunto una differenza fra noi, brave persone, e loro, dei mostri senza cuore. Se è vero che hanno compiuto qualcosa di veramente terribile, questo non li sgancia dalle loro responsabilità personali, ma in un certo senso non assolve nemmeno noi come intera società dalla responsabilità nell'alimentare quella cultura dello stupro. Oggi sappiamo, ad esempio, che moltissime persone stanno cercando i video dello stupro sui gruppi Telegram, su Google o sui siti pornografici. Quindi è molto facile prendere le distanze da sette persone che sappiamo aver commesso qualcosa di terribile, ma è molto più difficile, ad esempio, prendere le distanze da quei 13 milioni di utenti che, secondo l'associazione Permesso Negato, si scambiano immagini intime non consensuali nei gruppi Telegram. Quello di cui abbiamo bisogno come società non è una caccia al mostro, ma una riflessione collettiva su cosa significa essere uomini, essere maschi e quali sono i modelli di mascolinità che abbiamo a disposizione. Gli studi ci dicono che gruppi Telegram e chat, come quelle in cui in queste ore si sta cercando il video dello stupro, servono a costruire e rafforzare i rapporti di mascolinità egemone, mascolinità tossica. Purtroppo nel nostro paese facciamo fatica ad avere altri modelli alternativi di mascolinità. È molto facile di fronte a un episodio così grave dire io non lo farei mai, io non sono così, loro sono dei mostri, è colpa dei loro genitori che non li hanno educati. Ma quello che dobbiamo realmente chiederci è cosa stiamo facendo come società per prevenire questi episodi, per costruire delle alternative affinché nessuna ragazza, nessuna donna abbia più paura.